Ciao a tutti, qua con un video. Oggi vi faccio vedere un'altra videoricetta. Andrò a realizzare una torta con la frutta e lo yogurt. È buonissima, super leggera e fresca, adatta per questo caldo. Inoltre può essere realizzata anche senza glutine ed è light. Questa è una ricetta che ho visto dal canale di Fatto in Casa da Benedetta e l'ho voluto subito riprovare perché è veramente molto semplice da realizzare e servono pochissimi ingredienti. Io ho fatto una versione simile cheesecake perché appunto sotto ho messo dei biscotti sbriciolati e come frutta ho utilizzato le pesche, ma potete utilizzare qualsiasi tipo di frutta che avete in casa e potete utilizzare anche, secondo me ci sta veramente benissimo, la frutta sciroppata, che siano anche pesche o comunque anche pere. Come vi dicevo, io vado a realizzare la versione cheesecake, quindi vado a mettere sotto i biscotti sbriciolati, ma volendo potete fare anche semplicemente la torta con lo yogurt senza base, però secondo me una base ci sta veramente bene. Quindi vado a sbriciolare con un sacchetto a mano 200 g di biscotti secchi. Se preferite potete anche frullarli nel frullatore. Poi vado a sciogliere nel microonde 100 g di burro e vado a mescolarlo insieme ai biscotti. Nel frattempo sono andata a foderare una teglia, questa è da 28 cm e la mia non è con cerniera, ma ho visto che si è sformata benissimo. Vado quindi a rivestirla con tanta la carta forno e poi vado a prendere i biscotti che ho mescolato con il burro e vado a fare la mia base schiacciando bene, quindi vado a mettere in frigo per qualche minuto. Andiamo adesso a realizzare la parte sopra che è con lo yogurt. Vado quindi a mettere all'interno di un contenitore 3 uova, aggiungo 160 g di zucchero, poi una bustina di vanillina o siccome nel mio caso non ce l'avete potete andare a mettere i semi di una bacca di vaniglia. Io ho utilizzato circa mezza bacca di vaniglia. Aggiungo poi 80 g di amido di mais o fecola di patate e vado a mescolare con una frusta a mano finché gli ingredienti non sono ben amalgamati. Quindi vado ad aggiungere 750 g di yogurt bianco e vado a continuare a mescolare con la frusta a mano. A questo punto è arrivato il momento di mettere la frutta che voi volete. Io vado a mettere appunto, come vi dicevo, le pesche e vado a utilizzare circa una pesca e mezzo tagliata a piccoli pezzetti che vado a mettere all'interno, mentre l'altra metà la dovevamo lasciare per fare la decorazione sopra. Io purtroppo avevo delle pesche che erano un pochino, alcune un po' marce, alcune un po' troppo acerbe, e quindi mi sono un po' trovata male con le dosi e infatti la decorazione sopra è venuta un pochino male. E purtroppo nel mio caso queste pesche non erano neanche granché di bontà, quindi diciamo che ha dato alla torta meno dolcezza rispetto a come doveva essere, secondo me, anche se comunque è venuto benissimo. Se voi avete delle pesche che sono veramente buone, vi verrà fantastica. Vado a prendere la mia teglia con la base di biscotti e burro e vado quindi a mettere la crema di yogurt sopra. Vado poi a tagliare una mezza pesca a striscette e le vado a mettere sopra. Come vi dicevo, le mie sono un po' poche perché non ho fatto bene i calcoli, ma se appunto avete magari una pesca intera, vi verrà una decorazione più bella sopra. Vado quindi a infornare a 180 gradi in forno ventilato per circa 40 minuti. Una volta sfornata dovete aspettare che si fredda perfettamente la torta prima di sformarla dalla teglia, altrimenti si romperà. Volendo, come dice anche nel video Benedetta, di Fatto in Casa da Benedetta, se volete andare a lucidare la torta sopra potete andare a fare una spennellata di marmellata di pesche sciolta magari qualche minuto in microonde, così sarà più liquida. Sicuramente darà un aspetto più lucido e più bello alla torta e anche un po' più di dolcezza, cosa che secondo me mancava un pochino nella mia. E questa qui è la torta finita, è veramente una torta che mi ha sostupito perché comunque è super versatile, perché potete mettere davvero qualsiasi tipo di frutta, potete anche farla secondo me completamente bianca, solo yogurt e mettere sopra magari della Nutella o comunque un topping al cioccolato o magari dei frutti di bosco sia solo sopra o anche all'interno, veramente è una base diciamo super versatile. E questo è tutto per quanto riguarda questo dolce, fatemi sapere sotto i commenti se voi l'avete mai fatto o se lo rifarete. Vi mando un grosso bacio e alla prossima, ciao!